presentata la manifestazione Natale con i fiocchi, in programma a Loreto Prutino dal 18 al 20 dicembre. Una serata di musica e amicizia al Teatro Comunale di Atri tra il coro di Iorio e quello di Varena. Buonasera, benvenuti a Teleatri Notizie. Atri, una simpatica e natalizia forma di protesta inscenata a un cittadino misterioso, stufo delle continue segnalazioni sulle pessime condizioni della strada provinciale 30, strada che collega Atri con la statale Adriatica nella zona sud di Silvi, passando per Tre Ciminiere. E proprio a qualche centinaia di metri dalla frazione atriana è stato immortalato l'albero di Natale, installato su una profonda buca creatasi mesi fa sulla linea di mezzeria della strada provinciale 30. Prodotti tipici, animazioni per bambini, musica popolare, idee regalo, tutto questo è Natale con i fiocchi. La manifestazione è giunta alla sua seconda edizione, in programma a Loreto Prutino da venerdì 18 a domenica 20. Questa mattina a Pescara, in regione, la presentazione della rassegna della presenza dell'assessore alle tradizioni locali Donato Di Matteo e dell'assessore comunale Maria Mascioli. Si tratta di un evento che, nonostante sia solo la seconda edizione, ha affermato Di Matteo, può già vantare una valenza ben più ampia di iniziative analoghe. Insomma, non è affatto il classico mercatino di Natale, ha spiegato, ma un'iniziativa che non solo consente di promuovere la storia delle nostre tradizioni, ma anche le eccellenze della nostra enogastronomia e molto altro ancora. E poi c'è una passione di fondo che anima i giovani organizzatori, che è un po' il segreto del successo di Natale con i fiocchi. I mezzi della ditta incaricata dalla provincia sono al lavoro per sistemare il manto stradale e per riparare la strada nelle zone danneggiate. Oltre che per la messa in opera del guardrail, il costo delle opere ammonta a circa 70.000 euro. Si tratta del primo step dei lavori per la provinciale, che vanno a riparare un tratto di strada con recenti alluvioni che aveva subito danni importanti, ha commentato l'assessore con delega alla viabilità Gabriele Martella. Voglio ringraziare i consiglieri provinciali Giuseppe Cantoro e Mauro Scarpantonio per il loro impegno, che interviene su una questione molto sentita dai cittadini di Pineto e Mutignano. Il prossimo step sarà la manifestazione della provinciale sul tratto che dal mare sale verso Borgo Antico, in un tratto anch'esso danneggiato. Una serata di musica al Teatro Comunale di Atri tra il coro di Iorio e quello di Varena. Vediamo il servizio. Abbiamo conosciuto già nei nostri servizi più di una volta il Dedalo, un'associazione impegnata a 360 gradi a promuovere delle interessanti iniziative non solo attraverso lo sport. Il carissimo amico e collega Candeloro Rasetti ci offre l'opportunità di raccontare una bellissima serata nella magica cornice del Teatro Comunale di Atri. Protagonista assoluta è la bella musica, ma anche la storia del passato, commemorando i caduti di tutte le guerre. Tornano infatti nella città ducale i cantori del coro Vallubia di Varena, che nel maggio del 2011 ebbero già modo di conoscere e ammirare le bellezze della città di Atri e l'ospitalità di tutti gli atriani. Un'accoglienza ricambiata con altrettanta gentilezza ed entusiasmo a distanza di poco più di un anno, quando fu proprio il coro di Orio a far visita ai colleghi nell'incantevole scenario della Val di Fiem. Al microfono il maestro Concezio Leonzi, direttore del coro di Orio di Atri, che quest'anno spegne le sue 40 candeline. Hai detto bene, occasioni di questo genere sono una festa della musica non solo, ma anche dell'amicizia. Noi siamo stati ospiti del coro di Varena, che è una località bellissima in provincia di Trento, proprio poco discosto da Cavalese, che è una località turistica molto importante. Accolti con cordiale amicizia un paio d'anni fa, siamo stati molto bene accolti, abbiamo cantato con allegria, non so se benissimo, comunque ce l'abbiamo messa tutta e siamo felici di riavere il coro di Varena
Arena qui ad Atri, che è già stato qualche anno fa, quindi un reciproco scambio di visite, che è anche uno scambio continuo di non solo di tradizioni musicali, ma anche di valori e di affetti comuni. Questo rapporto di amicizia e collaborazione è andato in scena, come detto, al Teatro Comunale di Atri, dove il maestro Concezio Leonzi e il coro di Orio hanno accolto in musica i cantori del Trentino, aprendo il concerto con alcuni brani folcloristici della terra d'Abruzzo, per poi passare la mano al coro Vallubie, il cui repertorio attinge prevalentemente dal canto popolare trentino e dai canti della montagna. Un secondo ritorno molto gradito nel cuore della città ducale per unire una bella serata di musica e soprattutto amicizia. Sì, abbiamo aderito con gioia all'invito del nostro amico Alberto Rasetti, che per la seconda volta ci ha invitato qui nella sua terra di Atri, e ben volentieri siamo tornati dal Trentino per portare alcuni canti della nostra terra. Ma la cosa più bella da dire è che all'interno del vostro gruppo ci sono soprattutto tanti giovani. Per fortuna sì, questo sta a significare che il coro maschile, il coro di montagna, non è una cosa soltanto per persone anziane, come molti credono, ma è un passatempo che va bene anche per i giovani, anzi ben vengono i giovani, e noi ci riteniamo fortunati perché nelle nostre file abbiamo ragazzi molto giovani. Il più giovane ha 18 anni e porta avanti con passione questo impegno. Girate tanto quindi per i concerti? Abbastanza, noi cerchiamo di fare circa 2-3 trasferte all'anno, fuori provincia, fuori regione, anche all'estero. Il prossimo anno a maggio abbiamo già in programma una trasferta a Norimberga. Un altro aspetto importante da sottolineare è che ci sono tante iniziative, vi avvicinate molto alla solidarietà. Sì, perché il coro nel paese non è soltanto un momento di cultura, non è soltanto un'occasione per imparare a cantare, per imparare la musica, ma è anche una funzione sociale quella che ha il coro all'interno del paese. Il nostro è un paese piccolo, Varena conta circa 800 abitanti, la nostra è una realtà associativa molto presente all'interno del tessuto sociale, che anima parecchie iniziative anche a sfondo di solidarietà. La Due Giorni è stata organizzata dall'associazione Il Dedalo, con il sostegno e il patrocinio dell'amministrazione comunale di Atri e in particolare dell'assessore alla cultura Domenico Felicione. Quello che riesce a fare la musica come il linguaggio universale non riesce sicuramente alla politica e tanti altri, diciamo, settori della società. La musica appunto riesce ad unire, a parlare un linguaggio universale. Due comunità si uniscono, una appunto quella di Atri e quella del Trentino, un'eccellenza il Trentino, assolutamente, non solo nella cultura, nelle tradizioni, nell'ambiente e nell'agricoltura. Quindi per noi è un momento di arricchimento non solo culturale, ma anche uno scambio di valori importanti per la crescita e l'edificazione della nostra città. Valorizzare le tradizioni e poi anche far conoscere altre realtà coristiche. Assolutamente, il coro di Orio quest'anno festeggia il 40° anniversario, tanti appuntamenti, e questo appunto, che ci saranno diversi appuntamenti, anche ci sono stati e ci saranno nel mese di dicembre, due appuntamenti qui in teatro, il 21 e il 22 con Paese Me, e quindi questo momento questa sera è anche importante, e quindi voglio dire è un momento importante questa sera, perché appunto la musica, le tradizioni musicali di due comunità importanti come quella di Atri e come quella del Trentino questa sera si uniranno in questa splendida cornice che è appunto il Teatro Comunale di Atri. E anche questo è il potere della musica, ovvero quello di far nascere una sorta di gemellaggio, una bella amicizia che ha come filo conduttore la passione per il canto, ma anche il desiderio di stare insieme, confrontarsi con altre realtà corali come occasione di formazione musicale e di crescita umana, conoscendo nuovi posti e frequentando nuova gente, trovandosi quindi a condividere per una sera con la bella musica tradizioni, stili di vita, usi e costumi. Buona serata a tutti e grazie per averci seguito.